Ciao a tutti e benvenuti al mio primo appuntamento con Cosmo Dance Lab. Io sono Giulia Pauselli e sono una ballerina professionista. Per 4 puntate, una settimana, vi insegnerò una coreografia step by step. Tutti i contenuti li potete rivedere sul profilo Instagram, IGTV, YouTube e sul sito Cosmopolitan. Quindi se avete voglia di imparare la coreografia o avete qualche dubbio e volete ripassarla, state tranquilli che i contenuti sono tutti lì salvati e li potete rivedere in qualsiasi momento. Come vi ho anticipato, sono una ballerina professionista e voglio raccontarvi brevemente chi sono e che cosa ho fatto. A 4 anni ho iniziato a ballare, ma le cose sono fatte più serie quando a 14 anni sono entrata nella scuola di ballo del teatro alla Scala, dove poi mi sono diplomata 5 anni dopo in danza classica e contemporanea. Poi ho partecipato ad Amici di Maria De Filippi come concorrente nel 2010, dove sono arrivata in finale. Da lì ho vinto un contratto di lavoro per New York e una compagnia di contemporaneo molto famosa. Poi sono tornata in Italia, ho lavorato in tanti programmi TV come ad esempio Ciao Darwin, Tale e Quale, The Voice, Sanremo e tanti altri, fino a che avevo bisogno di ritrovare degli stimoli nuovi e sono ripartita per l'estero. Sono andata a vivere a Parigi per un anno, dove ho lavorato nel mitico, favoloso, super cool e all'avanguardia cabaret il Crazy Horse. Da lì ho imparato tantissime cose. Una volta tornata in Italia, poi dopo poco tempo sono stata richiamata nella trasmissione appunto Amici di Maria De Filippi, dove attualmente lavoro e sono molto orgogliosa di questo. Allora, che cosa ho preparato per voi? Una coreografia per mettere in risalto la figura femminile, perché con Cosmopolitan appunto abbiamo pensato che la danza è uno strumento importantissimo per accettare il proprio corpo e per sentirsi sempre più forte, femminili e determinate. Quindi ho pensato per voi una coreografia molto facile, veramente pensata per tutti, ma che metta in risalto le curve femminili e il proprio carisma. Quindi sarà compito sicuramente mio da una parte, ma soprattutto vostro, perché dovrete metterci il vostro carattere, la vostra personalità. Quindi oggi vi insegnerò una piccola parte e poi nei 3 appuntamenti successivi andremo avanti sempre di più con la coreografia fino a concluderla. Cos'altro posso dirvi? Io in primis ho sofferto tanto per il mio corpo, perché per alcuni non avevo, diciamo, il fisico giusto, ma piano piano, soprattutto grazie alle esperienze che ho fatto all'estero, ho capito che il mio corpo andava bene così com'era, che dovevo semplicemente tornare a ballare con il sorriso. E quindi insomma è stato un processo lungo, mi sono reinventata, sono rifiorita e adesso quelli che secondo alcuni una volta erano i miei difetti, ad oggi sono diventati i miei punti di forza. Per cui woman power e bando alle ciance, scaldiamoci un pochino e poi dopo andiamo a vedere qualche trucchetto per la coreografia e poi ve la insegnerò. In bocca al lupo! Eccomi qui! Prendete una sedia e sedetevi comodamente. Partito il video? Ok, sì. Quindi ci mettiamo a sedere e iniziamo piano piano a scaldare il nostro corpo. Mi raccomando, ricordatevi che il warm up, il riscaldamento, non è assolutamente da prendere mai sotto gamba. È parte importante della lezione prima dell'apprendimento della coreografia. Quindi iniziamo. Facciamo delle piccole circonduzioni delle spalle. Davanti, indietro, almeno 10. Stessa cosa ma al contrario, quindi da dietro al davanti. Se sentite scrocchiare tutto ok, sono le mie spalle. Adesso circonduzione della testa, quindi avanti, di lato, dietro, avanti. Fate così e se ascoltate bene il vostro corpo. Se sentite la necessità di continuare il movimento,
Andate avanti, fatene quante ne volete. Non troppo veloce che poi vi gira la testa. Poi contrari. Senso opposto. Adesso mani dietro la nuca e streccio il collo in avanti, mento al petto. Respirate, mi raccomando, non andate mai in apnea. Lato, mano sull'orecchio e l'altro braccio pende giù e streccio tutta questa parte. Respirate ancora un pochino, cambiamo lato. Rilassatevi. Adesso testa indietro, giù, dietro, giù, destra, sinistra, destra, sinistra, giù, lato, appoggio l'orecchio, dietro, appoggio l'orecchio dall'altro lato, giù, contrario, dietro, lato, giù. Adesso mani sulle spalle e continua la circonduzione. Adesso inizio ad attivare piano piano anche il busto, ok? Metto laterale così mi vedete meglio. Quindi da posizione della schiena dritta neutra, quindi non in lordosi, ok? Né appoggiando i lombari così, posizione neutra, iniziamo, mettiamo le mani sulle spalle e con delle circonduzioni nelle spalle. Delle braccia, piano piano inizia ad attivare anche la schiena, piano piano, movimenti piccoli, niente di brusco. Ascoltate il vostro corpo sempre. Contrario, quindi dietro, su, dietro, su. Se sentite il bisogno, io cerco di andare un po' veloce perché poi per dare più spazio alla coreografia, però voi potete continuare, fermare il video e continuate a scaldarvi, fate tutte le volte che sentite necessario. Adesso, divarichiamo leggermente le gambe. Iniziamo ad attivarle però, ok? Quindi i piedi e le gambe spingono il pavimento, come se voleste spingervi veramente. E iniziamo ad attivare gambe e glutei, ok? Dovete sentire che i muscoli iniziano non a dare tensione, ma ad essere attivi. Da qua appoggiamo le mani sulle ginocchia e ci tuffiamo in avanti, così iniziamo a scaldare bene la schiena. Quindi, mani sulle ginocchia, mi tuffo, faccio una gobba, mi tuffo, alzo la testa e il mento, guardo su. E mi ripiego, risucchio l'ombelico dentro la pancia e di nuovo mi tuffo giù. Almeno 5 volte. Una. Respiro. Due. Adesso mi tuffo, risucchio e vado su, mi tuffo, risucchio bene la pancia, l'ombelico, torno su e di nuovo respirate. Ottimo, adesso mi streccio. Stiramento mattutino, mi stiracchio tutto come se fossi nel letto e mi tiro su. E adesso le mani cercano di toccare il soffitto. Ah, da qua, un bel giretto delle braccia. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, contrario. 1, spingo sempre anche con le gambe. 2, 3, 4, 5, 6,
10. Ok, mi alzo, non ho più bisogno della sedia. Iniziamo a scaldare un po' le ginocchia. Qua dovresti essere già abbastanza caldi, ok? Quindi ginocchia, faccio solo piego destra, stendo, piego sinistra, però di continuo. Quindi facciamo destra, sinistra, poi pure appoggiarmi sulle ginocchia. Destra, sinistra, iniziamo a scaldarle. Perché poi è una sorpresa per voi, ancora non vi ho detto una cosa molto importante. Destra, sinistra, e da qui dei piccoli cerchietti, quindi le ginocchia ben unite tra di loro, parto da sinistra andando verso destra, quindi in senso orario cerco di fare dei cerchi con le ginocchia, in modo da scaldare le ginocchia ma attivare anche le caviglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 a sinistra, quindi a destra verso sinistra in senso antiorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso iniziamo a scaldare un po' il bacino perché il bacino ci servirà tantissimo. Quindi è vero che andremo a ballare col corpo intero, con tutto il corpo, però bacino, schiena e caviglie vedrete che vi faranno male domani, un pochino, dai. Allora, iniziamo a scaldare il bacino. Quindi innanzitutto posizione neutra, ok? Unisco sempre bene bene le gambe, anzi poi dopo vi insegno qualche trucchetto. Quindi faccio avanti, porto il bacino e il pube in avanti, rilascio neutra, lordosi, spingo indietro, rilascio avanti, neutro, spingo dietro. Ok, un po' più veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Adesso immaginatevi di avere l'hula hoop. Facilissimo, come fanno i bambini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dall'altro lato. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso piedi e caviglie. Mezza punta, la famosa mezza punta. Questa è mezza punta. Spingo, attenzione a non portare la caviglia fuori, altrimenti fate male, o troppo in dentro, ok? Quella la impariamo dopo quella posizione. Quindi caviglia neutra, il ginocchio e la caviglia sono ben allineati. Ok, mi raccomando, mai fuori. Quindi, destra spingo fuori, rispingo. Quando spingo e torno dentro, iniziate già ad attivare le gambe. Mi raccomando, non fate un movimento approssimativo, ma qui, quando torno dentro, inizio a stringere tutto ed attivare la muscolatura, perché vedete che vi servirà veramente tanto dopo. Quindi, spingo destra, caviglia, caviglia sinistra. Destra, sinistra, molto facile. Quindi 1, 2, ben allineate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con il famoso plié della danza, quindi che non è altro è un piccolo piegamento delle ginocchia. Quindi stessa cosa col plié destra, plié sinistra, destra. Sinistra, destra, sinistra, ancora, destra, sinistra, l'ultima volta, destra, sinistra. Adesso, anche qui, come abbiamo fatto prima, per le ginocchia e per le braccia, facciamo fare una piccola circonduzione alla nostra caviglia. Quindi ogni volta parte, va in mezza punta. Va un pochino in fuori, ma non forzate, ok? Il movimento deve essere naturale e
Tranquillo, senza nessuna tensione, facciamo girare le caviglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altro piede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E voilà, dovremmo essere più o meno un po' scaldati. Se sentite appunto l'esigenza, interrompete il video e continuate voi. Oppure potete ripetere sempre gli esercizi che vi ho mostrato adesso. Allora, io prendo la sedia perché non vi ho fatto vedere una cosa, ma in teoria, per chi volesse, la coreografia si fa con i tacchi, perché ovviamente ci dà quel tocco femminile e sensuale in più. Ma non vi preoccupate, potete benissimo farlo scalze, però le opzioni sono queste, o tacchi o a piedi nudi. Io nel frattempo che mi metto le scarpe, vi voglio far ascoltare la musica. E non farlo apposta, la musica che ho scelto si chiama Black Cabaret. E voglio farvela sentire. Vediamo se il computer... Ecco. Allora. Insomma, vi siete proiettate in questo mondo un po' cabaret burlesque? Immagino di sì, la musica ovviamente porta proprio, rimanda subito a quello. Allora, nella danza la musica si conta in ottave. Quindi, quando si dice ballerina sapete contare fino a 8, è semplicemente perché noi effettivamente contiamo fino a 8. A parte qualche caso eccezionale dove magari la musica non è regolare. Quindi se no di norma si conta in 8. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovviamente la velocità dipende anche dal beat della musica. Quindi rimetto la musica e vi faccio sentire come si conta. Ma comunque il beat è molto semplice, proprio questo. Vogliamo fare una prova? Quindi le prime due ottave, diciamo che stiamo fuori, però le possiamo sfruttare per farci una bella camminata indietro. Quindi immaginatevi sempre di essere su un palcoscenico, che davanti a voi c'è una platea, però non li vedete perché è tutto buio, ma voi avete il follow spot, cioè ovvero la luce che vi segue, e quindi siete le star ed è l'attenzione è tutta su di voi. Quindi iniziate già a praticare un po' di sguardi, iniziate a farvi il vostro film, immaginatevi veramente che avete qualcuno davanti. Quindi possiamo approfittare per fare una bella camminata. Cosa fondamentale. Allora, quando si ha i tacchi, mai andare fuori così perché rischiamo di farci male, come vi ho anticipato prima. Ma la posizione intanto bella, già per mettere in risalto le curve femminili, è questa. Vedete già lo shape del corpo? Molto più sinuoso che restare fermi così, ok? Quindi cosa bisogna fare? E questa è solo la partenza, eh?
Allora, mi appoggio in questo caso sul fianco destro o sinistro, decidete voi. Io mi appoggio sul sinistro. Cosa vuol dire mi appoggio sul sinistro? Non mi appoggio così, ma proprio vado a fare spazio dentro l'anca per creare tutto questo shape. Quindi mi appoggio sull'anca sinistra, porto il sedere un po' indietro e soprattutto spingo il petto in avanti. Che vuol dire il petto? Questa parte qui del décolleté deve illuminarsi, deve prendere tutta la luce. Quindi io mi appoggio sul fianco sinistro, inarco la schiena come abbiamo fatto prima negli esercizi. Stessa cosa, mi appoggio sul fianco sinistro, sedere in fuori, petto in su. Questa è la posizione. Ora guardiamo bene la posizione dei piedi, ok? Il piede non sta fermo, ma continua il movimento. Se il piede stesse così, ok? Ancora la posizione non è completa. Guardate la differenza. Con questo piccola differenza, lo shape è assolutamente diverso. Quindi il mio piedino, in questo caso il mio destro o il vostro sinistro, cosa fa? Il malleolo cerca di toccare l'altro malleolo, ok? Ovviamente è impossibile, dovremmo piegarci troppo, però se volete potete provarci. L'importante è che focalizzate questo pensiero, malleolo contro malleolo, ma non così in tutto ciò la famosa cipolla della ballerina. Quindi pensiamo al nostro alluce che vuole toccare terra. Quindi, quello che faccio con la caviglia è semplicemente questo: da dritta fa questo movimento qui e il ginocchio segue. Non fate questo e il ginocchio resta fermo. Mi raccomando, assecondate il movimento. È come se volessi fare questo. Pensate un po' al twist, esatto, così. Pensate a fare il twist. Twist, 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 twist. Stessa cosa, solo che io sono ferma e appoggio fianco e il mio ginocchio fa twist, twist. Twist, ok? Possiamo andare avanti? Io direi di sì. Allora, quindi farò una camminata, ovviamente sensuale. Cos'è la camminata sensuale? Non cammino così, sentitevi sempre fighe, dovete sentirvi belle. Quindi la camminata la farò incrociando in modo che ogni volta il mio fianco ha la possibilità di venire fuori e di farsi notare in modo che sarà tutto più languido, ok? Quindi, da qua che sono, bella appoggiata sul mio fianco, magari faccio un piccolo sguardo, in questo caso guardo voi in camera, e poi faccio 3-4 passi e mi posiziono. La posizione, potete stare ferme, ma l'importante è che sentite sempre una tensione, anche se siete di schiena. L'attenzione è sempre su di voi, è come se aveste gli occhi anche qua dietro, quindi immaginatevi sempre di essere super in tensione, ok? Sempre, sempre protagoniste. Ma adesso iniziamo i movimenti, sono veramente semplici. Allora, iniziamo a fare un 8 con il bacino. Faccio un 8, destra e poi vado a sinistra. Non aprite mai, mai, mai le ginocchia. Quindi inizio, vado. 1, 2, 3, 4, pensate alla belly dance, alla danza del ventre. 5, 6, 7, 8. Le braccia staranno giù, però adesso per farvi vedere bene il movimento, mi metto di lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il movimento sarà di schiena. Adesso vi faccio vedere come sarà. Però voi potete continuare per adesso a farlo davanti, così continuate a vedere come farlo. Quindi, un 8 con il bacino e sarà così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Mi raccomando, ricordatevi questa tensione nonostante siate di schiena. Da qui 3 volte doppio, quindi doppio destra, doppia sinistra, doppia destra, 1, 2, 3. Molto semplice.
che siete di schiena, ma adesso state ancora così fermi davanti allo schermo. Mettiamo le mani sul bacino per adesso e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. È molto semplice. Se riuscite ancora meglio a non fare semplicemente lato lato, ma a fare lato un po' avanti, sempre ricordandovi di fare quel famoso 8, mi farete felicissima. Quindi ripetiamo da capo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proviamo con la musica? Dite sì. Anche se io non posso sentirvi adesso, dite sì. Allora, lo faccio un po' di fronte, questa è la camminata. Non è difficile, dai. Adesso arriva la parte un po' più complicata, però vi assicuro che è semplice. Allora, e vi regalerà grande soddisfazione. Una volta che avrete imparato tutta la coreografia, sono sicura al 100% che vi sarete divertiti tantissimo. Bene, finita la prima sessione di bacini, adesso cambiamo fronte. Guardiamo tutti a sinistra, quindi ci gireremo e da qua faremo sempre col bacino dei piccoli passi, solamente due. 1, 2, 3, 4. Un altro è che 1, 2, 3, 4. Semplicemente utilizzando il bacino, sempre questa idea qui. Pensate all'hula hoop. 1, 2, 3, 4. E poi quando arriva al 4 mi riappoggio sul fianco destro. Quindi 1, 2, 3, 4. Stessa cosa, torno di là. 5, 6, 7, 8. Quindi, il movimento sarà questo. 1, 2, 3, 4. Mi giro dall'altra parte. 5, 6, 7, 8. Ancora. Se volete posso usare le mani. Le mani fanno questo, ammaliano, ok? Vogliono prendere. Quindi, 1, 2, 3, 4. Mi giro dall'altra parte. 5, 6, 7, 8. Quindi da capo avremo fatto un 8 di bacini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, da qua abbiamo quasi finito per oggi, eh? Qui lo chiamerò ritornello, ok? Anche se non c'è parlato, ma è solo strumentale. Questo è un leitmotiv. Che significa? Leitmotiv è un motivo, in questo caso, che ritorna e quindi ci chiama un determinato tipo di movimento, in questo caso. Quindi impariamo bene questo leitmotiv, quello, ovvero chiamiamolo ritornello, in modo che per voi sarà più facile riconoscere quando partire con questo movimento. Quindi da qua. Stesso movimento di prima, ok, che mi appoggio sul bacino, però questa volta avremo la gamba destra aperta, quindi mi appoggio così, pam, ok, se, di lato sarà così. Ovviamente sempre il bacino che spinge in fuori, ok, quindi ovviamente ricordate la vostra caviglia che guarda in dentro, ma l'alo verso il pavimento e mi appoggio, due forze diverse, questa in giù, questa in su, laterale, diagonale, scusate. Quindi, uno, da qua, noi stiamo fermi e facciamo, le braccia le mostro dopo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Facile, mi sembra anche così. E seven, eight. Facciamo così. Quindi, fermi ancora con le braccia, solo gambe. Un, due, tre, quattro.
6 e 7, 8, ok? Fate dei bacini, poi col tempo, con la musica, vi verrà molto più semplice, capirete. Adesso imparate il conteggio in movimento, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Poi da qua ho 4 tempi per andare in questa posizione, in maniera proprio super confortevole e lenta. 1, 2, 3, 4. Da qua è come se mi sedessi su una sedia. Quindi ho fatto questo movimento qui, da qua, piano piano è come se volessi sedermi, ovviamente la sedia è troppo bassa, però per farvi capire bene. Quindi da qua che sono appoggiata, giro, ok? E mi raccomando, non tengo le ginocchia aperte, ma il ginocchio punta sempre in dentro e anche qui quando mi giro, il ginocchio non va aperto, ma rimane chiuso, come se volessi continuare a tenere ginocchio contro ginocchio. Se vi farà un po' male il corpo è normale, stai tranquillo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Facciamo così: 7 e 8, solo due. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4. Da qua faccio solo questo, appoggio 5 e di nuovo risposto e bacino 5, 6 e qua stendo tutte le mie gambe e mi do un tono, ok? Quindi siamo arrivati qua, 4, 4, 5, 6, stessa cosa di là, tornando indietro, 7, 8, ok? Da qui faremo la stessa cosa a sinistra, ma adesso vi insegno le braccia. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, qua, ok? Quindi mano qua, appoggiato l'orecchio proprio da diva, ok? Qua e bacino. Datevi sempre un tono. Quindi 1, 2, 3, qua, ci, se, e, o. 1, 2, da qua le braccia vanno indietro, come abbiamo fatto prima, riscaldamento, stessa cosa, vedete? Ritroviamo gli stessi movimenti, da qua. 1, 2, 3, qua spingo 4 e qui faccio tipo una gattina che si arrabbia. 1, 2, 3, mi arrabbio, ok? E ovviamente portate il bacino in retroversione. Ancora, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 1, 2, 3, 4, ok? 4. E da qua faccio, se vedete bene, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi porto le braccia e faccio fare questo movimento qui, o questo, tipo la vuelta quando fate il ballet di gruppo, così. Siamo arrivati qua, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, siamo arrivati qua, 4, 5, 6, 7, 8. Da qua faccio stessa cosa a sinistra, quindi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo so che sarà un po' complicato a sinistra, però adesso lo faccio sentire con la musica. Mi raccomando, imparate bene questa parte. Three, four, five, six, seven, eight. One, up. Five, six, seven, eight. Three, four, five, six, seven, eight. And one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, six, seven, eight. And one, two, three, four, five, six, seven, eight. Yotto.
Ci avete capito qualcosa? Però ci tengo che voi impariate bene la coreografia, quindi se avete la possibilità, mi raccomando, andate a rivedere i video e cercate di venire più preparati possibile al fetone la prossima volta, perché poi continueremo ad andare avanti. Ma ovviamente la ripasseremo prima. Quindi questo intanto è il primo blocchettino che siamo riusciti a fare oggi. Siamo dedicati tanto al riscaldamento, abbiamo chiacchierato un pochino, però mi raccomando, vi aspetto settimana prossima con il secondo appuntamento con Cosmo Dance Lab. Vi mando un bacio grandissimo e ripassate!